Presidente, in sintesi, questa manovra non arriva al pareggio, non arriva a produrre un refolo di crescita, è più probabile che provochi recessione, arriva solo a dare una bastonata micidiale ai redditi medio-bassi per diverse vie e a mettere la patata bollente ai prossimi che arrivano. In estrema sintesi questa è la manovra e ci sarà da combattere. Che poi si metta la patata bollente a quelli che verranno con un governo che non ha più la fiducia degli italiani e che mette la fiducia, chiudendo la discussione e affidando ai posteri l'esecuzione, questo mi pare che ponga qualche problema anche di natura istituzionale, francamente. C'è cautela nei tagli alla politica, non bisognava dare il buon esempio? Domani mattina noi facciamo, già sono uscite un po' del corpo, con i nostri gruppi facciamo la riunione dei direttivi e facciamo le nostre proposte. Adesso non ne faccio tutto l'elenco, ma una di queste è il superamento dei vitalizi per i parlamentari. E vedo che Tremonti ci ha preso la frase facciamo la media europea, la massima della politica. Soltanto lui ci ha preso solo la frase. Noi ci abbiamo lavorato sul serio, abbiamo una ricerca su questo e cercheremo di ricondurre a quella media tutti i costi. E naturalmente quando spicca un istituto che gli altri non conoscono, tipo i vitalizi, bisogna subito intervenire. Questo stiamo facendo perché ci piace la sobrietà della politica, ma non accettiamo l'antipolitica, se no rimane solo un miliardario a farla.